questo. Maledetta! Maledettissima! Ti odio! Ti odio! Ti odio! Che disastro! Sono un disastro! È tutto un disastro! Un inutile disastro! Che schifezze, Rosa! Quando da ragazzina immaginavi la tua vita a 35 anni, non la pensavi di certo così. Immaginavi la tua bella casetta, la tua famiglia, le gite domenicali fuori porta. Insomma, tutte quelle belle cose che ti mettono in testa fin da bambina. Altro che storie. Invece no. Puoi fare l'alternativa, rinneghi tutto. E così ti trovi a 35 anni a doverti gestire la vita da sola, con tutti che ti fanno capire che sei vecchia e che ormai dovresti darti da fare. Pronto? Buongiorno signora, sono Mirella di Fattoria della Mia che tutte le rughe si porta via. Le posso rubare solo un minuto? No, guardi, non è il momento. Ogni momento è buono per prendersi cura del proprio aspetto e del proprio corpo. Mi prende in giro per caso? Non le interessa. Per a casa sua un trattamento completo per teneri, di creme per la cura. No, guardi. Si tratta del miglior assortimento di sali e panni. Scelto appositamente per lei. Che tipo di pelle ha, signora? Senta lei, io non ho pelle. No, non ho pelle. Ho le squame io. E adesso mi lasci in pace. Non ce la faccio più. Sei stanca, mi hanno detto. È meglio che prendi un periodo di ferie, che fai la casalinga. Così ti riposi. Mi riposo. Ma come si fa? Letti, pulizie, bucato. Per non parlare degli imprevisti, poi. Organizza la cena per i colleghi, vai a fare la spesa, il cambio di stagione. Guarda, guarda, sono un disastro. E poi c'è sempre qualcosa che si rompe. E come se non bastasse, ti vengono a chiedere, lei che tipo di pelle ha? Però adesso basta, eh? Pronto? Buongiorno, signora. Stiamo promuovendo un corso di computer? No, questa no, eh. Perché, scusi? Senta lei, io il computer lo so usare bene, lo uso tutti i giorni in ufficio. Ma signora! Solo che ora sono a casa perché devo riposarmi. Esaurimento da super lavoro, ha detto il dottore. Ma qui è peggio che andare a lavorare, non sono stressata quando non lavoro. Ma? Senta, ne va, ne va. Un corso per computer è proprio l'ultima cosa che mi serve in questo momento. Arrivederci! Nessuno. Possibile che quando ci sia bisogno di un tecnico non si trovi mai nessuno. Risponde alla segreteria telefonica. E qui c'è la segreteria.
Dobbiamo vedere l'ultimo. Anche qui nessuno. Prego? Vi ho fatto una domanda, lei è sposato? No. Fidanzato?
Forse. Ma lo saprà se è fidanzato, no? Non saprei, può darsi. E può darsi dunque? Dunque? Gay? No! E lo chiede a me? Sì! No! Cioè, voglio dire, sì, mi piacciono le donne. Oh, è la buon'ora! E quindi? Trova attraente? Beh, così su due piedi direi di no. Come immaginavo. Beh, comunque mi riferivo soltanto alla lavatrice. La lavatrice? Voi come la chiamate? Quella roba tonda che gira e che lava i panni? Lavatrice. Lavatrice. Lavatrice, sì. Allora ci capiamo, eh. Lei è straniero, per caso? No. Ma per un momento ho pensato che non fosse di qui. Non sono di qui. Però non è straniero. Perché, scusi, se fossi straniero cambierebbe qualcosa. Ha qualcosa contro gli stranieri, forse. O contro il mio vestito. O contro uno straniero vestito in questo modo. Signora, io sono venuto qui per lavoro, non per fare una sfilata di moda e nemmeno per discutere con lei sul suo grado di simpatia che può provare per un indigeno o per uno straniero. Non mi interessa sapere come la pensa, sono fatti i suoi, io non ne voglio sapere nulla. Va bene, non c'è bisogno di prendersela tanto, io non ce l'ho proprio con nessuno, era solo per sapere. Per sapere cosa? Era solo per sapere come parlare. Se devo parlare così come sto facendo adesso, o se parlando normalmente ci intendiamo lo stesso. Ma io la capisco benissimo. Per un momento ho avuto qualche dubbio. Perché continuiamo a parlare in questo modo allora? Ma è sicuro di saper fare il suo lavoro? Certo, vediamo. Va bene, allora non le faccio perdere altro tempo. Venga, su. Senta, signora, io ho detto una cosa. Cosa c'è ancora? Un momento, scusi. Aiuto, guarda, aiutami. È un buco, vedi subito, ma chi? È un animale, stava per mettermi le mani addosso, ma poi gli ha gettato tutto sotto sopra e si è messo a strillare come un pazzo. Ma come sempre, ma cosa succede? Chi è scappato? Abbiamo litigato di nuovo, no? Ma questa volta è proprio infuriato. Tu e Marco avete litigato? Sì. Vabbè, non c'è da stupire se è calato che si ritrova. E la ragione? Hai ragione? Ma la gelosia assurda di Marco, no? Lo sai quanto è possessivo? Se quando esco sono un pochettino più vistosa, dice che mi metto troppo in mostra. Io, se poi incontro qualcuno che mi saluta e io ricambio, dice che ho troppa confidenza, ma ti sembra? E se poi mi metto un pochettino più di trucco, se arrivo un pochettino più tardi, lì scatta l'interrogatorio, e poi tutte le volte una scenata di quelle che neanche ti racconto. Sei proprio fortunato ad essere single, guarda. Capirai, che fortuna! No, credimi, è una grande fortuna, almeno non hai nessuno che ti fa osservazioni per questo o per quello. Certo che se anche tu provassi un pochettino di più il tuo aspetto. Beh, perché? Cos'è il mio aspetto che non va? Perché non mi farei mai vedere in giro con già in questo modo. Ma qui sono a casa mia! Sì, già. Ma lui chi è? È il tecnico della lavatrice. Lo dicevi così! E come dovrei riceverlo, scusa! Cioè, continuamente che sei ancora zitella, eh? Non c'è solo un sacco di cose da imparare. E dovresti insegnarmela tu? Lascia perdere. Scusi lei, ci uscirebbe con una donna vestita così, no? E cosa devo dire io? Lo so, uscirebbe o no? Ma senti, ma che c'entra? Anche tu quando Marco non ti vede ti conci in questa maniera, eh? Ma appunto, sì, quando Marco non mi vede. Oh, senti, da stamattina ti affronto un disastro dietro l'altro. Non ho certo avuto il tempo di mettermi in ghigno io. Ma che scusa, cosa ti è successo? Ma si è rotta la lavatrice e mi ha allagato tutto. E il tecnico? No. Sì? Ma certo che il tecnico, l'ho chiamato io. Vabbè, ma vestito così. Si deve chiamare. No, è che mi sembra di più un assicuratore. Un assicuratore? Ma molto interessante, no? Potresti averlo presentarci. Non lo conosco. Molto piacere, Sandra Gallo. Bruno Caresse, il piacere è mio. Come? Non è prestante? No, non ho capito la domanda, scusi. Ci possiamo.
Lei non è prestante? Ma che domande mi fai, Rosa? Anche tu! Cioè, ma si vede benissimo che il signore è prestante. Ma certo che sono prestante, che diamine! Ma cosa hai detto di chiamarsi Calesse? Ma cosa siete il mio cognome, scusi? Posso essere prestante anche se mi chiamo Calesse? Ma che cosa importa? Io ho chiamato un tecnico prestante. Però sì. Ho capito. Però la lavatrice la deve soltanto riparare e se al massimo la deve portare via può sempre usare l'ascensore, no? Ah! A meno che tu non hai tre intenzioni. No. Ma che intenzioni vuoi che abbia oggi? Poi lasciate in questo stato, scusa. No, meno male che lo ammetti che sei lo schifo. Oh, senti, va bene, senti, lasciamo perdere. Ha capito, sarà un suo socio. Ma veramente io? No, scusi. Mi posso fare qualcosa di forte. Sai, sono super alcolici, dai. Perché non mi fa un po' di compagnia? No, grazie, sono qui per lavoro, il servizio non bevo mai. Oh, troppo ligio al dovere. Lei non dovrebbe così, è un tecnico. È in confidenza, vedi io. Io ho capito chi è lei, sa. No. Lei è un amichetto di Rosa. No, ma io... Rosa! Apri la porta da sfondo! Lo so che Sandra è lì! Cosa ti prego, non mi posso fare prima. Sandra, ma che cosa hai combinato? Non te lo posso dire adesso, è un po' complicato, ma... Vabbè, dai, vai di là a nasconderti, su! Com'è che ci hai messo così tanto da dire, eh? Ero di là col tecnico della lavatrice. No, chi? Lui! Lui? Tecnico della lavatrice? E tu ci hai riconciato così? Oh, ma è stato un'emergenza! E lui è il tecnico della lavatrice? Sì! Il vestito così? Dammi un vestito che non va. Scusi, lei più che un tecnico mi sembra un piazzista, eh? Un piazzista? Ma così è un piazzista? Ma sì, ma questa cravatta... Ma con la mia cravatta che non va? Sì, guardi. Senti, Marco, di quello di cui hai bisogno e fai vattene che qui abbiamo da fare, su! Da fare? No, cioè... Ah, è certo, tu e il tecnico avete da fare. No. Ho capito anche che cosa avete da fare. Ma no, vadi, voi, vadi. Entrate nelle case quando non ci sono i mariti, sì, poi si portano le tamponzone, fate un po' i cascamorti, loro ci stanno. E voi ne approfittate, certo. Non so io che cosa vi farei voi. Ma non è il mio caso, scusi, però... Ma che cosa ne sai? Ne so quanto basta, ok? E poi la colpa è anche di voi donne. No, scusa, cosa vorresti dire con voi donne? E cosa voglio dire con voi donne? Voi donne, che non vi lasciate mai scappare in nessuna occasione, eh? Che sia il lattaio, l'idraulico, un coso tecnico qualsiasi qui, eh? E poi però vi lamentate quando nessuno vi vuole, certo, è vero. Beh, guarda, scusa, piuttosto che uno come te... Scusi, io non sono un tecnico qualsiasi. Lì, non c'è bisogno che si giustifichi o che faccia tante precisazioni, ok? Ho capito benissimo. No, guarda che si sbaglia. Non mi sbaglio. Ed è inutile che cercate di farmi cambiare idea voi, no? Perché tanto vi ho fatti con le mani nel sacco. No, anzi, visto che nella lavatrice. Se volevi avere un amante, avevi bisogno di inventarti una scusa così. Ora è una un pochino più plausibile, no? Ma piuttosto che uno come te, cosa? Fenomeno qua. Ma tu cosa pensi che un giorno da quella porta arriverà un principe sul cavallo? Che ti porta nel suo castello, magari? Ma ti sei guardata, vedi? Quell'altro qua? Scusi, adesso. Da uomini, donne. Ma lei non mi diverte una donna così da recita. Dio di fai poi gli accordi, eh? No. Vabbè, sentite, a me non mi interessa, poi come si dice, de gustibus non ti smutando. Quindi, ti smutando, mi faccio mai fare scoprire io cosa c'entro in tutto quello. Guarda, Marco, tu faresti impazzire alcuna santa col tuo carattere. Io? Io farei impazzire una santa? Sì, sì. Ma per sì. Favore. Tu sei il rozzo, maschilista e capone. Ecco. La donna che non riesce a far durare una relazione più di 2 settimane si mette a parlare. Ma ti sei mai chiesta perché? Stronzo! Ma stai zitta! Muovi la lingua solo per farle prendere aria, non sai neanche quello che dici. Senti, Marco, di che cosa vuoi? Dov'è che si è nascosta?
Chi? Mia moglie. Sandra? Non sono né bigamo né tanto meno musulmano. Ci conosciamo da 10 anni. Lo sai benissimo che sono una moglie. Che mi basta e avanza. Sandra, sì, Sandra. Mi dici dove l'hai nascosta adesso? Non l'ho mai vista oggi. No, questo è impossibile. È impossibile. Non può essere andata in nessun altro posto. Anche perché gli ho requisito le chiavi della macchina. Lo sai benissimo che quella non è abituata a camminare, vedo che non ci siano le vetrine da guardare per spendere i miei soldi. Te lo dico io. Lo dico io, l'hai nascosto in cucina. Sandra! E poi è uscita con i tacchi. Dove vuoi che sia andata? Ho controllato in portineria, non è uscita dal palazzo. Sei la sua migliore amica, no? Sicuramente è venuta qui a organizzare un bel complotto e a chiedere asilo. Ma che cosa stai dicendo, Marco? Dico quello che voglio, ok? Perché ne sono in diritto. Oh, senti, Marco, nessuno ti dà il diritto di venire qui a casa mia a trattarmi in questa maniera, eh? Dove vai? Voglio vedere dove l'hai nascosta. Ma chi? Sandra! Ti ho detto che qui non c'è. Beh, vai, voglio vedere di persona, va bene. Non ti fidi di me? Ma non mi fido di te, no che non mi fido di te, certo. Oh, grazie, ma vuol rendere. Guarda, non ti preoccupare, anzi, faccio da solo, puoi stare qua, vado io da solo. No, non andare di là. Perché non devo andare di là? Non andare. Spostati là. Sandra! Sandra, vieni fuori! Andrina? Amore mio? Dove sei? Non c'è nessuno più. E poi c'è il pavimento tutto bagnato. Te l'ho detto, si è rotta la lavatrice e ha allagato il bagno. E fagli causa, dovresti fargli causa. Ma come a chi? Ma come a chi? Ai costruttori degli elettrodomestici, no? Sono tutti uguali, tutti degradati. Guarda, è sempre così. Appena scade la garanzia, se non con pezzettino, piccolo, invisibile, nascosto, ma è fondamentale per il funzionamento di tutto il resto. A me è successo con la lavastoviglie, col frigorifero, col ferro da stiro. Appena scaduta la garanzia, tac, rotto quel pezzettino, maledetto. E quanto costa cambiare quel pezzettino? Come tutto l'elettrodomestico. Sono dei danni, ma fagli causa, non dovresti farti causa. E certo, il tuo stile, Ma l'ha imparato lui? Perché no? Credi che non ne sei capace? A parte che non mi interessa, ma non lo metto certo in dubbio. No? Vabbè, senti Marco, hai visto che Sandra non c'è, quindi la strada la conosci. Me ne vado, non ti preoccupare, me ne vado. Senti, scusa, perché se n'è andata? Che ne so io, cose sue. Non è che ti hai fatto qualcosa, eh? Io! Lei piuttosto, guarda. Ma vero, tu sei ragionetto disceso dal cielo, Non ho detto questo, ok? Comunque stavolta è lei che me l'ha combinata piuttosto grossa. Avrei lavorato con un po' di spard e tu come al solito sei andato su tutte le stazze. Per la salute di tutti è meglio che faccia finta di non averti neanche sentito, guarda. Certo, okay. Perché non sai che parole usare, altrimenti dovresti arrampicarti sugli specchietti. Ma quali specchi? Quali specchi? Non mi arrampico da nessuna parte io, ok? Oh, vabbè. Perché non ho fatto niente di male. Se non sei stato tu, allora sarà stato qualche altro. Ma no, scusa, cosa stai insinuando? No, non insinuo nulla. Ma potresti averlo offesa o che so... Che sai? Niente, non so, niente. Allora, se non sai niente, vedi di cucire la buccia, stai bella zittina, ok? Che quello che succede fra me e mia moglie sono fatti nostri e non riguardano né te, né tantomeno coso tuo amico, lì, ok? Non è mio amico! Quello che è, non mi interessa. In ogni caso, se vedi Sandra... Sì, ho capito, ti chiamo! Ok. Io adesso vado a cercarla per il resto del palazzo. Beh, e se tu fossi una sua amica, come tanto dici, ti preoccuperesti come me di trovarla. Sarei più preoccupata se tu la trovassi. Non faccio finta di non averti sentito. In ogni caso, hai capito? Sì, se la vedo, ti dico che la stai cercando. No, vieni a chiamare piuttosto. Ok, hai capito? Ti vengo a chiamare. Perfetto. Forse. Scordatelo. Sandra, ma dove sei? Se n'è andato? Sì, ma era più arrabbiato del solito e temevo che ti scoprisse. Ma si può sapere che cosa hai combinato? Nulla. Mi sono nascosto sotto al letto. Ma ti sei scolata tutta la bottiglia? E certo, dovevo
ed è ancora in garanzia. Se quando si romperà sarà mia premura chiamato. Adesso andiamo a vedere la lavatrice. Senta, signore, io le devo dire. No, 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 aspetti. Io le devo dire una cosa, sa? È vero che voi siete tutti dei grandi donnaiuoli, perché lei non sa vero quello che si dice sul vostro conto, no? Ma quale conto, scusi? Ma su, su! Quello degli idraulici! No, ma io non sono un idraulico, io! Senti, sa, lascia stare il signore, altrimenti non finisce più il suo lavoro, eh? Dai, su! Perché, scusa, è tuo? Sei ubriaca! Sei esagerata! E comunque, io non lo mangio mica! E poi mi sarà capace di difendersi da solo, se vuole, no? Non è capace di difendersi da solo. O non avrà per caso paura di me? Ma non certo che sono capace di difendermi da solo. Hai visto? E comunque, io volevo soltanto sapere, no? Se anche lui ha delle qualità nascoste. Butto la sua. Perché io in realtà no. Ho conosciuto un idraulico che... Oddio! Oh, signorina, se qui c'è un quel favore! La sua di parlo, le voce! Senta, signora, ma io... Ma forse sarebbe il caso di farle bere del caffè, no? Forse... Senta, senta, non rimanere ancora qui un attimo. Poi andiamo a vedere la lavatrice, eh? Sì, lo so che non si può fermare tutta la giornata, ma vede che disastro mi trovo. Io adesso vado a fare un caffè e poi forse gli altro lo so cittadino. Grazie, ma non ne bevo mai il caffè, mi rende nervoso. Oddio! Io che non ho voluto studiare medicina perché c'è una situazione di impressione, no? Quando vedo una goccia di sangue mi sento mortale. Anche adesso mi tremano le gambe. Accidenti, io che credevo di avere a che fare solo con i libri e le leggi. Avevano anche le mie madre quando mi diceva che io lavoro pericoloso, ero di quei visti. Ho mandato che sfortuna. Signorina, per favore si riprenda. Ma cosa ha pensato? Forse sarebbe anche il caso di chiamare il dottore. Signora, io le devo assolutamente dire una cosa. No,
dall'altra parte, non esempio dei nostri governanti. Ma cosa c'entrano i governanti? C'entrano, non le leggi i giornali. Ma mi pare un po' eccessivo, eh? Le pare eccessivo leggere i giornali? No, mi pare eccessivo tutto questo. E lo è, infatti. Al giorno d'oggi è tutto un gran pasticcio, caro mio. Benzinai che fanno i carabinieri che fanno i benzinai, poliziotti che vengono autorubate, attori che fanno i presidenti che fanno i burattini, per non parlare dei medici che fanno i buffoni o degli elettricisti o degli idraulici. Al giorno d'oggi chissà dove andremo a finire. Il signore è il tecnico delle lavatrici. Vestito così sembra proprio un medico. Quello che ho sentito oggi, questo è non di peggio. La signora l'avete chiamato, dottore? Eh sì, sta per arrivare. E adesso, se ci vuole scusare, come vede abbiamo un pochino di cose da fare. Avete provato con un broccio di cognato? In questi casi ti conviene. Sì, dilata le arterie, pulisce le cellule neuroloniche. Sandra non può bere alcolici, almeno per il momento. Perché no? Saturazione. La roba è una malattia che non è permessa di bere alcolici, ma normalmente beve. Ma non è più di tanto, è quasi completamente assente. Allora non può essere una cosa grave. Ma insomma, veramente. Ma lei come fa a sapere queste cose se non è un medico? Mi documento. Bravo! Allora saprete dirmi perché la sera mi gira sempre un po' la testa. Sono un vuoto! Un vuoto con l'ozono! Ce ne siamo col buco dell'ozono! È diventata la scusa per tutto! Per gli aerei che cadono, per le malattie, l'ABS, la fame nel mondo. Sempre il buco dell'ozono. Cos'è questo cam-cam per una cosa che nemmeno si vede? E se non si vede, che male può fare? Ti prende dal buco. Oh, signore, per favore, non fate volcare adesso. Volcare. Senta, signora, come vede qui è tutto sotto controllo. Tra poco arriverà il dottore e la signora si riprenderà. Già. La starà meglio, le dirò di venire sopra. Salutare adesso se ci vuole scusare. Un momento, mi stava facendo perdere il filo. Ero venuta per dirle una cosa importante. E da un'ora che cerco di telefonarle è sempre il telefono occupato. E mi scusi, lei è venuta a dirmi che ho il telefono staccato? Beh, poteva anche risparmiarselo perché l'ho staccato più. L'ha staccato lei? Sì, ma questa è una lunga storia. E adesso non ho tempo di spiegargliela. E se ci fosse un'emergenza, come si fa? Come si fa cosa? A contattarla! Ma quale emergenza vuole che ci sia ancora? Io, per esempio, volevo sentirla per dirle che c'è qualcosa che non va a casa sua. Anche lei se ne accorta, eh? Tutto sotto controllo! Guardavo il soffitto di casa mia e siccome non ci vedo bene, mi sembrava di vedere una macchia scura. Allora mi sono detta, puoi vedere che la mia cataratta è peggiorata. Sa, io ho fatto anche la laserterapia, 10 sedute fa, ma non ho avuto un gran miglioramento, almeno per il momento. E dire che me l'aveva consigliata quello che mi sta tanto bravo, come si chiama? Mi sfugge il nome. Signora? No, no, signora, un altro, un famoso. Se le dovesse capitare, ci pensi bene prima di farla. D'accordo, ci penserò. Ma che c'entra la catarata in tutto questo? C'entra. Scusate, ma io avrei da fare. Ecco, ha sentito il signore, ha da fare. Un momento, stavo dicendo della macchia sul soffitto. Mi avvicino per guardarla meglio. Ricordate quel film in cui lei vuole nella vasca? Lei vuole nella vasca o nella doccia? Ah, non, quello è psico! Psico in cui lei vuole nella doccia e l'assassino è il gestore del motel. Addirittura. Sì! Comunque, se non l'avessi visto, anche se sa il finale, può vederlo lo stesso! Ecco, così sembra un vero, non era mirato un finale! Io l'ho visto almeno volte. Però dalla prima volta che l'ho visto non la doccia. Certamente. Basta! Senta, tornerà un'altra volta a raccontarci tutte le pellicole che ha visto. Ma adesso per favore vada via.
lasci finire, però poi lei se ne va, eh? Che carino, lei. Sì, si vede che è una brava persona. E va bene, finisca. Nel film che dico io non c'entra la doccia, lei muore nella vasca. E pure la vasca, adesso! Si calmi, per favore. Lei muore nella vasca con l'acqua aperta e si allaga tutto l'appartamento. Il telefono suona sempre occupato e da sotto si vede una macchia scura sul soffitto, proprio come quella che stavo vedendo io nel mio appartamento. Allora mi sono detta che doveva essere successo qualcosa. Perché? Per l'acqua. Quale acqua? Quella che piove dal soffitto di casa mia. Quale piove l'acqua dal soffitto? Ma non poteva dirmelo subito, ci mancava anche questa! Ma mi sono distratta quando ho visto la signora. Comunque ho chiuso il rubinetto e vedrà che non sbocciolerà più nulla. Allora, qui non è successo nessun delitto. Cosa glielo fa pensare? Nulla. A parte la signora sul divano, mi sembra che siate tutti bene. Non si riprende? Peccato. Non si riprende. Sapesse che invidia le mie amiche se avessi raccontato che ero stata testimone di un delitto. Sì, è un fascista. È per un peccato, vero? E tutte le televisioni mi avrebbero parlato e sarei passata su tutti i telegiornali. Signore e signori, stiamo per intervistare la signora Lina Pesavento. Proprio così avrebbero detto e l'avrebbero sentito tutti. Signore e signori, stiamo per intervistare la signora Lina Pesavento, testimone del terribile delitto avvenuto a Segrate. E tutte le mie amiche mi avrebbero visto. La guardano la televisione, sa? Sarebbero diventate verdi dall'invidia. Come quella volta che mi hanno visto in TV al processo delle oggettine. Non mi sono persa neanche un'udienza. Però questa volta è niente delitto e niente intervista. Peccato. È un vero peccato. Allora, che cosa è successo? Si è rotta la lavatrice e non ha il bagno. Era vecchia? Chi? Cosa? Come? Non chi o come, cosa? Oh, senta signora, non ho tempo per i giochi di parole adesso, andiamo. Le ho chiesto se era vecchia riferendomi alla lavatrice, quindi cosa e non chi o come. No. Non era vecchia. È solo scaduta la garanzia. Succede sempre così. A me quando è scaduta la garanzia si sono rotte tutte le lampadine al neon. La radio, la televisione e il postapane. Una vera epidemia, eh? Forse per la lavatrice sarebbe il caso di chiamare qualcuno, no? L'ho chiamato qualcuno? Il signore? È qui per questo? Un momento, lasciatemi spiegare, perché... Non era il medico? No, no! È il tecnico! Il tecnico? Sì, ed è qui per la lavatrice! Vestito così! Per favore, basta con la storia del vestito, perché... Ma la avete chiamato il medico per la signora? Sì, sta per arrivare! Poverina, forse bisognerebbe metterla sul letto, no? Starebbe più comoda! Lei ha detto che è un idraulico. No. È una specie. No, non sono un idraulico. Poi va bene che Pignolo non è un idraulico. Peccato. Se fosse stato un idraulico le avrei chiesto di passare da me. Ho anch'io un rubinetto da sistemare. No. Di là c'è la mia lavatrice. E poi magari il suo rubinetto. Portiamola di là, per favore. Mi aiuti. Pensarci bene. Se è svenuta, potrebbe essere accinta. Non sarebbe stata una volta. Succedeva sempre anche alla signora Carletti, quella del primo piano, quella con quelle pelle gialle, orribili, un pugno nell'occhio. E poi una volta l'ho visto anche in televisione. Forse bisognerebbe mettergli un cuscino sotto le gambe. Dove
la mano. La scheggia. Ricordami di far causa ai costruttori di quella porta finestra, che è un mobile troppo pericoloso. Guarda, perdere le schegge che sono pericolosissime per gli adulti e per i bambini. E per gli adulti bambini? Da vedere, su. Ma scusi, perché è entrato dalla finestra? Non poteva suonare. Già, perché cercavi di entrare dalla finestra? Ma non stavo cercando di entrare, stavo solo spiando. Con un cacciolino in mano? Marco, ma non ti serve di esagerare adesso con la tua stupida gelosia? Dove la nascondi? Chi? Stanno parlando. Non ne ho più pallida. Sono sicuro che è qui, ok? Senti, Marco, hai guardato tu stesso da tutte le parti e non l'hai trovata. Beh, non ti credo, ok? Come operai? Si è fatta molto male? Insomma, guardi qui. Guardi che se le è rimasta una scheggia dentro, la deve togliere subito, Se no le può fare infezione e magari le può venire il tetano e poi può dargli in cancrena anche tutta la mano. Chi è? Ma chi è questa lievitatrice? Sono io, Benovento, la sua vicina del piano di sotto. È un piacere conoscerti. Senti, toglimi questa scheggia dalla mano, che non voglio che mi vada in cancrena, ma come ha detto... Te lo meriteresti. Oh, dai, Rosa, Rosetta, Rosuccia, Rosina. Non mi chiamare Rosina, eh? Oh, dai, guarda, si sta già addormentando tutta, mi fa male, bestia. Ma non eri così preoccupato di trovare la tua Sandra? E dai, mettiamo da parte l'ancora, no? Ci mettiamo una bella pietra sopra. So io dove te la metterei la pietra. Intorno al collo e poi ti getterai giù dal ponte Lambro. Non sarebbe igienico, eh? È vero, potrei essere multato per aver gettato dell'immondizia nel Lambro. Dai, per favore, mi togli questa scheggia dalla mano? Sì, però poi te ne vai e non ti fai più vedere per oggi, promesso? Sì, promesso, aiutami però. Allora, adesso ci siedi. Quindi vado a prendervi la pinzetta, ci mettiamo anche questo. Lei intanto accompagni la signora fuori per cortesia. Scusi, per caso lei è il signor Rallo? Sì, ma lei è visto mia moglie. Oh, che combinazione! Se è il caso, che fa? Perché non torna a casa a guardare la televisione? Sono convinta che quest'ora ci sia un programma interessantissimo. Non ce n'è bisogno! Ho un nuovo videoregistratore che mi ha regalato mia nipote che può registrare fino a 8 programmi diversi. Addirittura! Sì. Così, anche se sto fuori casa tutto il giorno, quando rientro posso comodamente guardare i miei programmi preferiti, senza perdermi una sola puntata. Pure la tecnologia contro di me oggi. Aiuti a sbalanzarmi da questa impicciona. Mi fa male. Ma com'è che ci hai messo così tanto da prima? Eravamo di là. Ma coso lì non ha ancora finito la riparazione. No! Però lui non è l'idraulico. Questo è quello che ho sempre sospettato, guardi. È un tecnico. Ma lasciatemi spiegare. Ma sentitela! Sembra che oggi vi siate messi tutti d'accordo. Ma scusa, fammi capire una cosa però. Cioè, voi eravate di là. E la sua valigetta degli attrezzi è qui. E allora? No, scusa, mi spieghi, come fa a lavorare se tutti i suoi attrezzi sono qui? No. Ho capito, forse ho interrotto qualcosa. La lavatrice! La lavatrice si è rotta! Ho la casa piena di gente che non si fa gli affari suoi e il bagno e il corridoio alla gatti! Eppure il mio soffitto! Eppure il suo soffitto! Ma cosa c'entra adesso il suo soffitto? Mi piove acqua dal soffitto! Sì, addirittura! Questo mi ricorda un vecchio figlio! In pieno giorno e poi chiedevo un ingente riscatto, compreso un volo per le Maldive. Basta! Fuori tutti! Ma la mia mano! Arrangiati! Fuori! Poi c'è il telefono staccato, perché? Perché ero stufa di sentirlo suonare, comunque non sono affari vostri! Fuori! Che modi! Fuori! No, questo mi ricorda una vecchia! Fuori! Adesso a noi due. Ecco, e da quando sono entrato che sto cercando di dirglielo. Ma cosa c'è ancora? No. Essere?
ascolti. Ma potrebbe essere il dottore, no? Un momento solo. Buongiorno. Lei chi è? E che cosa è venuto a fare qui oggi? Buongiorno, signora. Sono... Penso qualcosa. Una lente. Ah, aspetti che l'hai visto. Un filtro particolare per la lente. Ma sono tutti pazziti? Ma l'ha vista? No. Ma bisogna fare molta attenzione, perché si potrebbe testare. Ho fatto un'amica che ha il brutto vizio di appoggiare la lente dove capita. E poi le lente che serve. O le cadono, come nel suo caso. Sì, sì, un caso fastidioso, sì. Per lui ci sono già incontrati da qualche parte. Può darsi. Lei non lavora in quel magazzino di ricambi che c'era al limite? No. Ora la sua faccia non è nuova. Comunque non lavoro in nessun negozio di idraulica. È sicuro? Ma certo, perché non lo sappia. Oh, mi sentite? Trovata, trovata. Ah, bravo, bravo, complimenti. Aspetta, anche là. Ma le sembra il modo di entrare in casa mia? Adesso lei mi dice chi è e che cosa è venuto a fare qui oggi? Io, il tecnico per la lavatrice. Sbaglio, mi chiamate lei stamattina. Sono Rosi Vinelli, 700-804, che lavatrice rotta a casa della gatta sto. Ho già riparato il guasto. No, ma... E da 2 ore che cerchi di chiamare? Ma il telefono è sempre occupato. Ho pensato che fosse successo qualcosa di grave, quindi ho chiesto informazioni all'azienda dei telefoni. Mi ha dato il suo indirizzo, quindi eccomi qua. Fatto prima che ho potuto. Scusi, se lui è il tecnico... Lei? Chi è? Ah, ma il suo marito. No! Ma per un momento ho pensato che lo fosse. No, perché? Beh, vestito così? Ah, certo, mi ha vestito! Beh, non tergiversiamo adesso. Lei chi è? Oh, finalmente! È da quando sono entrato qui dentro che sto cercando di dirglielo! Te lo dica allora! E lo dica allora! E lo dica allora! Come se fosse facile! Da quando ho messo piede in questo condominio di pazzi, mi sembra di essere entrato in un manicomio! E lo dica allora! Prima il telefono! Pronto? No, non compro niente! Poi aspetti che le faccio vedere la lavatrice! Ma signora! Poi la porta, Dean! Arriva la sua amica inseguita dal marito! E lo dica allora, io voglio dirlo, ma... Ancora la porta, Dean! E arriva... E il vicino che non ha prezzo la mia cravatta e lo dica, tu lo dica, ma cosa fa il fatto io? E poi, quando sto per dirglielo, la sua amica mi viene addosso. Ma sono ancora la porta, Dina, arriva il tecnico, arriva la vecchia, arriva il dito a Ginevra, e la sua amica che chiede da tutte le parti, il dottore sì, il dottore no, oh mio Dio, c'è un uomo alla finestra, e lo dica allora, io voglio dirlo, ma l'avevo tutta pronta, Dina, il tecnico, no, basta, basta, non ne posso più, adesso glielo dico. Ma questo non si senti tanto bene. Avete provato a chiamare un medico? Sì, adesso sta per arrivare. Ma lei, che cosa è venuto a fare qui? Sarà vestito così, secondo me potrebbe essere... Che cosa? Davanti mi dica lei che cosa potrei essere! Un bancario? Già detto. Un piattista? Detto anche questo. Un assicuratore? Ma andiamo, su, un po' di fantasia. Un medico corrotto? Mi spiace, arriva tardi. Davanti mi dica lei che cosa potrei essere! Ma questo qui non è normale. Potrebbe essere un maniaco. Un maniaco? Ecco, ci mancava anche il maniaco, sì! Andiamo al nostro tecnico! Ha vinto il mandolino d'oro! Oh, calma con le offese! Adesso che ci penso, comincio a sospettarlo anch'io. In effetti, è entrato in casa come se niente fosse, lasciando che si contasse tutto questo equivoco, Anche adesso ha cercato di circuirmi. Io? Ah sì? Vediamo se si è messo i miei piedi? Sì, ma... Ah, ce li siamo coi monosillabi. Senta lei, uno che si presenta in casa della gente e ci rimane tutta la mattina facendosi passare per un'altra persona ed esprimendosi a monosillabi e poi tutto ad un tratto dando in escadescenza, a lei come lo definirebbe? Non so, ma... Vabbè, io chiamo la polizia. Ecco, sì, questa è un'idea, sì. Chiamate la polizia, chiamatela! Così finalmente vi denuncio per sequestro di pubblico ufficiale e finalmente potrò riprendere il mio lavoro. Anzi no, come dice il vostro vicino di casa, vi farò causa! Oh, Dio mio! Pubblico ufficiale? Però poverino, quanto soffre! Aspetta lei, adesso mi dice perché, qui e che cosa è venuto a fare? Io sono un ufficiale giudiziario, io, e sono qui da questa mattina.
pagamento. A causa del mancato pagamento di questa fattura. E dire che l'ufficio mi aveva detto che sarebbe stato una cosa facile, una formalità. Pignoramento? Sì, certo. Venga, questo è l'atto giudiziario, guardi se non ci credo. Sarebbe stata meglio in maniera. Se mi dici dove è la lavatrice, io toglierei di studio. Di là. Eppure, io sono sicura di averla pagata questa fattura. Allora? Non ricordo dove ho messo il CV. E allora me la trovi, io me ne vado da qui, che non ne posso più, finalmente. Un momento. Ai, la mia testa. Carlo, ma che cosa c'è fa lui qui? Lo conosci? Ma certo che lo conosco. Ma cos'è, lo hai fatto apposta o avevi bisogno di un altro tecnico? Lui non è un tecnico. E poi scusa, cosa vorresti dire con l'hai fatto apposta? Come non è un tecnico? E allora chi è? È un ufficiale giudiziario. Vuoi rispondermi per favore? Ah, ecco perché non hai vestito in questo modo. Come si può sapere cosa avete tutti contro il mio vestito? Nulla! Vuoi rispondermi per favore? Ma cosa? Che cosa intendevi quando mi hai chiesto se l'ho fatto apposta? Ma no, niente. Ma qual è il problema? E no, cara, Non cercare di cambiare discorso adesso. Allora, mi vuoi dire cosa intendevi quando mi hai chiesto se l'ho fatto apposta? Ma prima, Ma no, ma veramente, sono confusa, ho la testa che ancora mi gira, ho sbagliato, non ti preoccupare, lascia perdere. Senti, adesso mi racconti tutto, altrimenti io chiamo tuo marito! No, va bene, ti racconto tutto. La verità? Sì, la verità. La verità? Lei che cosa vuole, scusi? Dato che le ho prestato soccorso per tutta la mattina, credevo di non aver detto più ad ascoltare. Effettivamente è vero, lui è stato così tanto carino e gentile con me che io non ho neppure ringraziato. Ma Sandra! Mamma mia, ma come sei agitata questa mattina, datti una calmata! Io sono calma, sono calmissima. Ti sembro forse agitata? Le sembro forse agitata? Dimmi tu che ragione avrei per essere calma. Non immagini neppure che giornata ho passato. Tu? Che hai avuto la brillante idea di entrare in casa, di ubriacarti e addormentarti come un sasso sul divano, mentre qui succedeva il finimondo. E tuo marito cercava di entrare dalla porta finestra e infilarsi una scheggia nella mano. Ma questa tu qui? Certo. E mi ha vista? No. Perché te l'ha portato di peso in camera mia? Ah, perché infatti non ci sono andata da sola di là. No, cara, non ci sei andata da sola. Ti abbiamo portato noi. E adesso, per cortesia, mi vuoi dire che cosa sta succedendo con te, mamma? Va bene, te lo dico. La verità! Sì, la verità! La verità! La verità? Sì. È lui. Lui chi? È lui. Sandra, per una volta nella vita vuoi spiegarti, per favore? Ok. Ho avuto una relazione con lui. Vuoi spiegarti meglio, per favore? Oh cavolo, Rosa, più chiara e sintetica di così. Ho avuto una relazione con lui. Con lui? Sì. Cioè, ho avuto una relazione con un idraulico e si dà il caso che sia lo stesso idraulico che hai chiamato tu per la lavatrice. Niente, non rispondono mai. È la stessa cosa che è successa a me. È stato l'unico che ha risposto alla mia chiamata. Io avevo un problema con lavandino. Vabbè, ok, avevi un problema con lavandino, ma per investire una relazione ce ne basta, Vabbè, è stato tanto carino e gentile, E bravo. Guarda, non ne ho il minimo dubbio. Ma questa poi. E scusami, Marco, lo sa? Sì,
in escandescenza e non riesco più a parlargli. Ti giuro che è stato soltanto un momento di debolezza e basta. Anche perché hai visto come si è comportato, no? Quando mi ha incontrata ha fatto finta di non riconoscermi. Ecco perché quelle come me rimangono single. Fin quando ci sono in giro quelle come te, che se anche sono impegnate non si accontentano. Oh, ma che cosa stai dicendo, Rosa? Che io ho preso tutte le tue difese e ti ho dato pure asilo, poverina. Ha ragione Marco ad essere in collera con te. Io che gli ho fatto la romanzina prendendo tutte le tue difese, sai cosa sei? Sei una? Marti, dillo! Maia! Ti aspetto! Ti aspetto lei! Ma non vedi pure con me se questo può aiutarti a sentirti meglio, ma... Ti giuro che è stato soltanto un momento di debolezza e basta! Uffa! Questa volta Marco ha ragione ad essere arrabbiato! Io ho provato a spiegargli a Marco come stanno le cose, finalmente ci ho provato! Ma sai com'è, no? Quando si inalbera, basta, non si riesce più a parlare! Lei le chiama delle quisquiglie. Senta lei, se vuole ascoltare, va bene, però nessuno ha chiesto il suo parere. Allora trovatemi questa ricevuta e io me ne vado, altrimenti faccio una lista dei beni vendibili e poi metteranno tutto all'asta. Va bene, con calma, stia calmo adesso, con le che la troviamo la lista, su, non c'è bisogno di prendersela tanto. Se tutti i miei casi fossero come questo, impazzerei nel giro di una settimana. Eppure io sono convinta di averla pagata quella fattura. Se io domani cosa racconto in ufficio, scusi? Non lo so, ci metti qualcosa. Prenda tempo. Ho un'idea. Perché non torna domani? Ma non sarei brava proprio! Ma dove sei? Da quella parte non voglio più mettere piede qua dentro e spero di non vedermi mai più. Non si potrebbe soprassedere? Cosa fa? Cerca di corrompermi? E ha sentito la vecchia, no? Tutti sono corrotti o corruttibili, dunque? Dunque un corno! Trovatemi questa ricevuta o faccio mettere tutta all'asta! Io sono una persona seria, io! Non mi presto a questi giochetti. Ma le meno con tutte e due? Ma Sandra, ancora! Avevo una buona casa, ma adesso tanto gli batti! Ma basta! Tenete giù le mani! Oh! Ingrato! Vabbè, almeno posso aiutarti a cercarla? Sì, dai, dividiamoci i dossier. Va bene, però fate presto, ecco, ormai ho fatto tutta la giornata e sono indietro con il mio lavoro. Calmino, adesso con un po' di pazienza gliela troviamo, Pazienza ne ho avuta già abbastanza, vi do 10 minuti al massimo. Poi completerò la mia lista. Lista? Quale lista? Faccia vedere. No. Senta lei, avrò il diritto di sapere se un opero che mi vuol portare via, Ho fatto solo un elenco di alcuni beni e del loro valore stimato. Farabutto! Piano con i paroloni, Io sono qui per lavoro, sa? Sì? Pugnalandomi alle spalle! Ma io non pugnalo alle spalle nessuno, sto semplicemente facendo il mio lavoro! Ma come commercianti di armi! No, brava, bella trovata! Ma cosa c'entra i commercianti di armi con la sua ricevuta, scusi? Anche loro fanno semplicemente il loro lavoro, no? Hanno sempre la coscienza pulita, Brava, sì! Ma anche lui scommetto che ce l'ha pulita, perché tanto non la usa mai! La mia coscienza la lasci stare, se non sbaglio è lei che è in torto, no? Io quella fattura l'ho pagata! E allora me lo dimostri, io me ne vado! Sorvolando sul vostro tentativo di protezione. E va bene, adesso la troviamo, su! Disturbatevi ad aprire, faccio io tanto ormai sono di casa, No, 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 aspetti. Perché Sandra? Se fosse Marco? Senti Sandra, ormai bisogna chiarirla questa questione. E poi comunque qui siamo in terreno neutrale. E poi abbiamo un infallibile esponente della legge pronto ad intervenire con la sua pennetta sfera. No, non esageriamo, io sono contro la violenza. Ma guarda! Ci troviamo di fronte a un pacifista che si nasconde dietro ai codicilli. Che schifo! Prima non le facevo tanto schifo, Che cosa c'entra? Era per una buona causa. E comunque io sono disposta a sacrificarmi per un'amica. Oh, grazie, cara! Di nulla. E poi, sai cosa le dico? Che ogni lasciata è persa. Che promessa di tutto!
E poi ha ragione lei, apra pure. E se suo marito? Se fosse Marco, vuol dire che sistemerò la situazione e gli parlerò. Ah, lo sapevo che eri qui. Tu, partigiana e bugiarda, mi avevi giurato di essere innocente, invece scopro che sei pure sua complice e mezzana. Mezzana? No, ma prego, lascia che ti spieghi. Ma come se ne da dire mezzana? Ma spiegare cosa? Cosa vuoi spiegare? Non c'è niente da spiegare, è tutto fin troppo chiaro. Marco, ti prego, calmati. Sì. Ma io ti prendo. No. Ma lasci stare. Ma vieni qua. Ricordami di Falcause, a chi ha costruito quel divano? Mobile troppo pericoloso. Mi sta bene invece? Sì. Sgualdrino. E tu sei toccato l'imbranato. E pure corrotto. Ho detto anche lei. Lo sapevo io. Certo, la tua migliore amica, no? Quella che fa tante prediche sulla morale, lei. Lasciate che ve lo dica, siete proprio una bella coppia. Lei, per favore, mi aiuti ad alzarmi. Grazie. Oh, e te lo lasci! Perché mi hai chiamata mezzana? Perché lo sei. Per favore! Ma come che me l'hai detto? Mi permetto perché ne ho le prove. L'ho seguito e l'ho visto entrare. E quando mi avete aperto ti ho colta qui in flagrante, nella casa del peccato. E lei non mi lasci da solo in balia di queste due alpie, mi aiuti! Ma non lo tocchi! Marco, ma che cosa stai dicendo? E questa sarebbe la casa del peccato? Certo, sì. E voi due andrete tutte e due all'inferno. Donnacce che non siete altro! Donnacce, ci ha chiamato Donnacce! Ci senti allora, eh? E lei, lo dico per l'ultima volta, o mi aiuta ad alzarmi, gentilmente, o io la denuncio, ok? Per omissione di soccorso, le faccio causa. Cosa c'entro io? Ecco, io cento, che se ne sta lì senza far niente, mentre queste due mi massacrano. Lei è peggio dell'ONU. Perché l'ONU? Ma come perché l'ONU? Voi fidetti, lei con la cravattina, tutti uguali, a qualsiasi livello. Ve ne state lì, non fate niente, lasciate che gli altri si massacrino. Aspettate solo che il più forte abbia la meglio e possa imporre la sua legge. Se per questo... Cosa? Che cosa? Io mi sento come uno di quei paesi del terzo mondo. No, Marco, ti prego, piantala, eh. Se ti mai erano ridotti che ti lasciassimo lì tutta la serata. Ma piantala cosa? Piantala tu piuttosto. Bugiarda che non sei altro. Adesso vorresti negare di essere venuta qua per incontrarti con il tuo amante, eh? Con chi? Con lui! Ecco! Lo vedi che ho ragione, non cerca neanche di nascondersi. E poi che cosa è venuto a fare qua se non è venuto per incontrarsi con te? Ma l'ho chiamato io! Ecco. Anche i giochini a tre adesso! E qui per la lavatrice! Ma quale lavatrice, mamma? Ma inventane un'altra, che questa scusa l'hai usata per coso, ispettore diplomatico tutto il giorno! No, ma pure non hai il tecnico della lavatrice! Guarda, difendilo, difendi tutti! Sei sempre dalla parte di tutti, tranne che dalla mia, che sono tuo marito! Bugiardo pure lui, ascoltami cosa, ho capito. Bugiardo pure lui, ha proprio un bel assortimento abbiamo qui. Stia zitto, che con me ha perso ogni possibilità di recupero. Guardone! Ma sì, ma se devo fargli i giochini a tre, lei che cosa può essere se non ha un lurido sporco guardone? Ma come si permette? Capito, lei è venuto qui stamattina in anticipo perché sapeva che loro tre si sarebbero incontrati qua a quest'ora. E poi scusi, ma vestito così che cos'altro potrebbe essere? Ma come fa male vestito? Ma Marco, senti, non lo so se sia un guardone o meno, veramente non è qui per questo. Ma inventane un'altra, per favore, che noi dobbiamo ancora fare i conti, non è mica finita. Smettila, Marco. Quest'uomo è un ufficiale giudiziario! Oh.
Bella questa, i fuochi d'artificio. È certo che la fantasia della signorina, no anzi, della signora Rosa Binelli non ha proprio confini. Marco, te lo giuro! Ma cosa giuri? Cosa giuri? È veramente un ufficiale giudiziario! Mostrami qualcosa, un documento! Cos'è? Cos'è che vuole ancora lei? Che cos'è che vuole ancora lei? Ufficiale giudiziario! Ufficiale giudiziario. Ufficiale giudiziario. Eh? Ufficiale giudiziario. Va bene, ok, un ufficiale giudiziario, mi sono sbagliato. Ma questo non giustifica la sua presenza qui, ok? E infatti ho scoperto il caso del guasto. Ma io ti prendo, ma maledetto, ma lì lasciami stare qui! La testa! Maledetto, ma io ti faccio causa, te. Ti faccio causa, certo! E anche a te che mi hai fatto lo sgambetto! Dai via tu, donna infedele! Faccio causa anche a chi ha costruito questo pavimento e non ha usato le piastrelle antiscivolo! E faccio causa ai costruttori del palazzo! E faccio causa anche alla padrona di casa! Anche a lei che non mi ha aiutato! Faccio causa a tutti io! Sì, faccio causa a tutti! E mi fanno dare un rimborso miliardario! Sei proprio un vecchio tu, Non preoccupatevi per me, Non so cosa fare, Lo avevo io. Ho fatto prima che potevo, ma che succede qua? Buongiorno, lei chi è? Dottor Paolo Bisselli, medico della famiglia. Lei piuttosto? E io so. No. Poi. Mi lasci indovinare. Non lo dica. Non sarà. Per favore! Un giornalista! Un giornalista per te! L'ho riconosciuta dal vestito. Senta, devo assolutamente raccontare un episodio curioso che mi è appena successo qui. Lei si occupa di cranio, vero? Non ho parole. Come il giornalista. Vero professionista. Dottore, io? Senta, ometterò i nomi giusto per mantenere il segreto professionale, ma è un episodio assolutamente da raccontare. È successo proprio in una palazzina qua accanto. Aia! Dottore, scusi. Non vede che sto parlando con la stampa. Ma non potrete finire solo un momento. Aia, che male! Questo sarebbe il caso urgente? No, il caso urgente si è risolto e nel frattempo se ne è creato un altro. Capisco, diciamo che morire non muore. No. Finché si lamenta vuol dire che è vivo, tranquillo. Poi non ha perso i sensi, vuol dire che ancora un po' di tempo ce l'abbiamo. Finisco di raccontare la mezza del caso. E noi la sistemiamo per benino. Ma io gli faccio causa, Francisco! Penso. Mi sono trovato a vincare la ferita alla testa di un uomo per un gatto che gli era caduto sopra. Dove stai il fatto curioso? Il fatto curioso è che il gatto gli era lanciato sulla testa la vicina di casa per una banale lite di condominio. Non hai idea della cattiveria e della fantasia che ha la gente in queste banali lite di condominio. Ma poveretto! No, non si preoccupi, ferite superficiali, guarirà in una settimana. Io intendevo il gatto. Ma i gatti hanno sette vite, signora, lo sanno tutti. Già, non come certi uomini, A proposito, ma tutta questa gente qui che cosa ci fa? Che sangue! Prendetelo! È devoluto l'ignoratore. È quello che è? Ma non è un giornalista? No! Allora la mia storia non la pubblica nessuno. No, questa volta non la pubblicherà proprio nessuno. E io che ho fatto tutta questa fatica per raccontare questa storia non viene pubblicata da nessuno. No, mi spiace tanto. Per questa volta le toccherà tornare a fare il medico. Ma io devo essere ricevuta. Ma signor, volevo dire che... Stai zitto tu, insidiatore di moglie altrui, non abbiamo mica finito, Ma basta, sono levati le mani, sarò costretto a fare un'iniezione. Sì, mi calmo.
Ma non è mica finita qui, eh. Io adesso appena mi alzo lo prendo. E anche tu, Sandra, non pensai di passare la liscia, perché non abbiamo mica finito di fare i conti, sai. E stia fermo, ma con queste mani da maniscalco! Ma devi stare fermo! Almeno vorrei quello finito. Ma certo che l'hai finito, ma io ti prendo anche se... Adesso basta! Vieni, con una di queste si sentirà un'altra persona. Ma un piccolo sedativo, signora, almeno si tranquillizza per un attimo. Ritornato? Tutto bene? Sì, tutto bello. Com'è successo? No, ma sarà stata solo un po' di stanchezza, magari l'emozione. Io stavo cercando la mia ricevuta. Signore, guarda, ho trovato la ricevuta. E guarda questa foglietta, è intasata il filtro. È lei, guardi! Sì, ma non è la ricevuta. Ma cosa è successo? Vieni, che l'aiuta a sollevarsi. Sì, adesso ricordo cosa è successo. Chissà. Sì, sì. Già, vaneggio, giusto? Siete tutti uguali voi uomini, tutti! Ma tante spancerie, tante galanterie! E poi ho ottenuto quello che volete! Grazie, è stato bello! Quando dite grazie, perché più delle volte non dite neanche quello! Cioè, ma sei proprio uno stronzo! Ma vai via! Ma oh, senti! Che cosa? No, parla pure! Vuoi dire che siamo tutti creduti, che c'eravamo soltanto un'avventura, tutte cose così, giusto? No, ma sparisci, vai via, io ti odio, vattene! Sei ancora qui, sparisci! Vai. Allora, il mio lavoro qui l'ho finita. Allora, arrivederci. Arrivederci, grazie. Va bene. Visto che la situazione si è normalizzata, toglierei visto il vampiro. Per il suo amico non si preoccupi, se è una semina superficiale, se dovesse aver bisogno del ghiaccio glielo metta su. Ma a proposito, come se le procurate queste ferite? Niente, inciampata, ho tutto la testa sul pavimento. E come fa? Zoppicava, si era fatto male un piede perché aveva inciampato contro il divano. Ah, pure il piede? Sì. Una mattina tranquilla. Lo dica a me. Beh, se dovesse avere qualche dolore, dica a uno di questi qui. Ok. Arrivederci. Arrivederci. Così ha tante cose da raccontare. Anch'io, ma normale mi prenderò una lunga vacanza. Se n'è andato? Sì. Ma perché fai quella faccia? Non era quello che volevi? Certo. Beh, è ora che io vada, No, aspetti, mamma, mi aiuti a portare di là mio marito. E se si sveglia? Mi sa che dormirà ancora per un bel po'. Un bel po'. Mamma, quanto pensi? Io però gli faccio il caos. Caos a tutti! La valigetta. Ah, la valigetta. Ecco. Senza rancore. Senza rancore. Allora, arrivederci. Arrivederci. Speriamo di no. Già. Ma forse... No, no, lasciamo perdere. Addio. 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 Da domani torno a lavorare. Ancora lei. Buongiorno. Senta. Il guasto è stato riparato e vedrà che il suo soffitto non sgocciolerà più. E infatti non sgocciola più, però dovrò fare.
ridare la punteggiatura. Cioè, è vero. Vabbè, cercherò la polizza e poi darò gli estremi per il risarcimento, tanto non più nemmeno oggi. Si è poi ripresa la sua amica? Quale? Quella affetta da saturazione, quella incinta, quella che era svenuta. Ah, sì, Sara! Si è ripresa benissimo. Ah, bene, bene. Ma avete fatto una festa? Ho sentito tonfi, salti, gente che gridava. Ah, no, è caduto il signor Rallo. Quello che si è fatto male alla mano? Sì, proprio lui. Ah, e come mai? Ma niente, ha inciampato contro il divano, sa cosa vuole, un po' distratto. Si è fatto male? Ma no, non più di tanto. Beh, è stato fortunato che c'era qui il dottore. Quale? Insomma. Sì, quello vestito da gente delle tasse. Ma si vedeva così tanto? Che cosa? Perché era vestito da gente delle tasse. Ah sì, io sono una che se ne intende. Una volta ho visto un film con Gregorio. Quello che l'ha visto Sandra è sbagliato. Ah beh, allora è l'aria. L'aria? Sì, qui siamo al quarto piano. E l'aria qua ne diventa più rarefatta. E se uno non è abituato può anche perdere i sensi. Ma che discorsi sono? Sì, l'ho visto in televisione, dove c'era un esperto scalatore che raccontava le sue avventure e diceva che in quota si devono sempre usare le bombole. Senta, se avrò bisogno dei consigli sulle persone o di sapere com'era rifatta l'aria in montagna, la chiamerò senz'altro. Guarda come vedo un pochino la casa sottosopra, se mi vuole scusare. Beata gioventù, ma è sempre pronti a far baldoria, eh? Arrivederci! Però, in fondo, ero quell'uomo, no? Lo ha invitato a cena. Arrivederci! Thank you.